Il tema conduttore di questo Toccati 2021 è stato l'acqua. Da sempre la presenza di questo elemento per sua natura è in grado di favorire scambi commerciali e culturali, ma non solo. L'esperienza del rafting sull'Adige è stata accolta da tutti, grandi e piccini, con grande entusiasmo e molta curiosità. Navigando sul gommone si possono scoprire luoghi nascosti, ascoltare aneddoti sulla città e vedere il mondo da un'altra prospettiva, in piena sicurezza si intende. Sì, perché fra gli accompagnatori di Adige Rafting potresti incontrare uno dei 4 campioni mondiali. Quest'estate abbiamo vinto i mondiali in Francia, i mondiali di rafting 2021. Sono stati disputati a fine giugno, inizio luglio. E sulle 3 specialità che abbiamo fatto, quindi le 3 gare che proprio poi vanno a completare il mondiale, abbiamo vinto i 3 ori, quindi abbiamo vinto tutte le specialità e grazie a quello ci siamo aggiudicati il titolo di campioni del mondo 2021. La riva dell'Arsenale ha inoltre dato spazio ad un evento d'eccezione, la costruzione di una vera e propria zattera ad altri tempi, grazie agli zattieri di San Michele all'Adige. Ieri pomeriggio per il Toccati questi signori hanno costruito la zattera qua sulle rive del fiume Adige, perché adesso noi scendiamo con i gommoni, mentre una volta appunto utilizzavano zattero o altre imbarcazioni. Per trasportare merci nel fiume Adige, ad esempio, portavano a loro volta sopra legname, oppure pelli, tessuti vari, anche pregiati, che provenivano dal centro e nord Europa. Arrivavano fino al mare, addirittura, proprio scendevano tutto l'Adige, arrivavano fino al mare, e al mare poi risalivano verso Venezia, dove finivano di vendere le proprie merci, dato che Venezia era un porto veramente molto importante in antichità. E poi le zattere non avevano nemmeno il problema di risalire il fiume Adige, perché alla fine, essendo fatte proprio di tronchi, venivano disfatte completamente e i tronchi venivano utilizzati per creare proprio le fondamenta della città di Venezia.